se tu passi con il rosso, 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 giallo appiccichetto al rosso, giallo e rosso, la multa te la do, la multa te la do. Se ti suona l'antifurto, furto, furto, senza ladro e senza urto, io mi urto, la multa te la do, la multa te la do. Se dal tuo scappamento, scappamento, esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso, col furto, con inquinamento, non mi fai fesso perché? Perché? Perché noi vigili, 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 da sempre vigili, ovunque vigili, noi siamo vigili, 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 e siamo vigili con l'occhio vigile. Se scarrozzi col cavello, bello, e mi sfiori piedistello col cavello, la multa te la do. Se pedali con la bici diventiamo tutti amici e dagli amici la multa non si fa, la multa non si fa. Perché? Perché noi vigili, 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 da sempre vigili, ovunque vigili. Perché noi vigili, 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 noi siamo vigili con l'occhio vigile. Perché il vigile, 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 da sempre vigile, ovunque vigile. Perché il vigile, 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 io sono vigile con l'occhio mio. Non ce la faccio più, vogliamo cominciare? Papà? Papà? Chi è? Ciao Milena, buongiorno. Che ora è? È ora di svegliarsi. Perché facevi finta di dormire? Come facevo finta di dormire? Tu facevi finta di dormire, perché io quando sono entrata mi sono scottata con la lampadina, perciò vuol dire che era calda, di conseguenza vuol dire che era accesa fino a poco fa. E beh, può essere una lampadina calda, vuol dire che l'ambiente è caldo. E tu dormi sempre con la lampadina accesa? E la penna nel taschino? La penna? Là. Ah, sì, è che faccio il cruciverba la certe volte la sera. Di' la verità. Ma perché mi fai tutte queste domande? Allora devi fare la commissaria tu invece di fare la vigile. È che... Di' la verità. Stai poco bene? No, no, sto benissimo. Soffri di insonnia? Ma che insonnia, io... Allora c'ha la febbre? La febbre no, cioè ci avrei... Si potrebbe anche definire febbre. Febbre che ti prende dalla punta dei piedi e ti va a finire la cima dei capi. Insomma, la febbre del successo. Questo non so come dirti, figlia mia, ma te non posso fingere. Come faccio a fingere a te?
Sei l'unica persona che ho. Ti dico tutto papele papele. Di. Ecco qua. Stavo scrivendo. A chi? A mia zia, a chi? Stavo scrivendo le mie memorie. Stavo scrivendo gli appunti per un libro. Le tue memorie? Sì. Leggi il titolo se ti piace. I miei primi 40 anni. A me mi sembra di averlo già sentito il suo titolo. Continua, puntini, puntini. I miei primi 40 anni, puntini, puntini, vigili. Vigili, capisci? Tu pensa la curiosità della gente di tutto il mondo, perché può interessare la gente, non l'ho finito, è all'inizio, la gente di tutto il mondo, che dice questo uomo che ci può raccontare gli intrallazzi politici di Roma. Non gli intrallazzi politici, cioè gli intrallazzi del traffico, gli uomini politici, gente che passa in una grande città caotica come Roma, caput mundi, capisci quante copie posso vendere? A ruba proprio, Scusa, allora devo dare ragione a Trapattoni, A Trapattoni? Eh sì, che disse Nemo profeta in propatria. In propatria? Papà, non è per... Figurati, io ci credo in te. Potresti essere un autodidatta, perché no? Però... Ma chi se lo compra un libro tuo? Chi se lo compra? Chi se lo compra? Il lettore, chi lo deve comprare? Adesso che c'è stata la fusione Montanelli, Montatore e Giusconi tutti insieme, può darsi che interessa. Che significa? Tutti i grandi geni sono stati, ma non per dire, senza fare i nomi, Umberto Eco. Ecco. Veniva schifato da tutta la famiglia, non l'hai letto? Tutti quanti lo schifavano in bambini. Era un Eco generale. Papà, dai, però puoi continuare a scrivere. Sì, le multe. Salve. Buongiorno. Non ci facciamo vedere da questo? Starete tutto il giorno fuori oggi? Sì. Sì. Sì, perché lui è di servizio al comando. Io invece sono al posto di ristoro della maratonina dei vigili. Alba, sta attento oggi. Alla. Ehi. No, è una giornata un po' strana perché io oggi mi sento. Mi sento una cosa pericolosa. Ma non è che devo correre io la maratona, la devono correre i giovani. Io le mie medaglie le ho già vinte, cara mia. Nel 58 e nel 60 mi sono piazzato primo, secondo, terzo e quarto. Ma non è per la maratona, è perché ho letto il tuo oroscopo. E allora che vuoi dire? Io t'avverto, tu puoi anche non crederci. Alla. Ma l'oroscopo non sbaglia mai, oggi per te è una giornata disastrosa, anzi esplosiva. E che può accadere? Il terremoto? Io sono di servizio a centralino, che può succedere? Può scoppiare il telefono, può scoppiare il comandante. Comunque, scusa, mi presti un attimo le tue chiavi se ce l'hai, perché voglio dare una controllata, sai? Non si sa mai, è meglio... Dai una tocchetta? No. No, meglio dai una toccatina e andiamo più tranquilli. Ciao, grazie. Arrivederci. Ciao Urba, ci vediamo stasera. Oh, tutte le mattine ti fa sta storia. E che vuoi da me? Un'ora del tempo. E lo vedi volta. Che quello mi dice sempre, senti. Giunge il reparto sud all'inizio della casa. Centrale chiama reparto sud. Centrale chiama reparto sud. Rispondete. Va bene, ricevuto. Centrale operativa Vigili Urbani, dica. Villa 9, all'incrocio Regina Margherita con via Po si è bloccato un tram, provvedete? Va bene. Adesso mandiamo qualcuno dell'ATAC che verrà a rimuovere il tram. Grazie, arrivederci. Capito, si è bloccato un altro tram. È giornata oggi. Il solito tram tram di Roma. Questo è bello, tram tram, capito? Tram tram. Oh, ma è possibile che non riesco mai a farti sorridere a te? Mai. Centrale operativa Vigili Urbani, dica. Pronto? Sono l'inquilina di un palazzo in via dei Volsci, al numero 22. Sì, mi dica, signora. Le devo segnalare un fatto gravissimo. Noi inquilini pensiamo che nell'appartamento affittato da un certo Gennaro Esposito, insomma, che questo fabbrichi di nascosto castagnole, tricche e tracche e altre cose che saltano per aria. Porca miseria. Hai capito che aveva ragione Agnese, la portiera mia, che stamattina ha detto oggi prevedo una giornata esplosiva. E questo è... Aspetta. Che ha detto? No, niente, parlavo con Agnese. Cioè, parlavo col mio collega qua, che non... Siccome c'è la... Non si preoccupi, signora, adesso arriverà sicuramente una squadra nostra di vigili per ispezionare appunto l'appartamento di questo Gennaro Esposito, ha detto. Sì, sì, sono già venuti dei vigili, ma il Bombarolo mica l'ha fatti entrare, quello è uno dritto, dice che ci vuole il mandato, e loro se ne sono iti. Lo so, signora, comunque non si preoccupi, perché lei è fortunata, lei oggi ha beccato la persona giusta al posto giusto, quindi ci penso io. Abbia fede, arrivederci. Gennarino Esposito. Napoletano.
No, di Bolzero. Uno che si chiama Gennarino Esposito, dove può essere secondo te? Napoletano. E poi deve essere pure furbo questo, capito? Quindi bisogna scogitare. Ci vuole un sistema buono. Ah, io ce l'ho, due doppie e tre triple. Cavallo tipo cavallo di Troia. Tutti. Oh, Madonna Benedetta, fammi finire il concetto, se non si capisce niente, non mi ricordo più niente. Dunque, se io vado sotto mentite spoglie. Ti spogli? Sì, lo striptease. Sì. Sì, sì. Caro Gennarino Esposito, tu non sai che sulla tua strada hai trovato a me. E dove vai? Per tetti? Io ti prendo in Gastagna, anzi, in Gastagnola. Oh! Questa è bella, però te la devo raccontare perché a me vengono una presa all'altra le freddure, capito? Siccome questo è uno che traffica, fa i cosi, i fuochi d'artificio napoletani, capito? Allora la signora mi ha avvertito, io ho detto ti becco in Gastagna, anzi, in Gastagnola. Zero, manco se l'ammazza. Il comandante sai dov'è? Almeno questo lo sai. Sì, alla RAI. Che sta a fa? Deve essere intervistato per il telegiornale mattina. Ma ha lasciato detto che non vuole essere assolutamente disturbato. Ah, così ha lasciato detto? Sì. Passatina di Neretto sui capelli e sui baffi? La faccio un pochettino più giovane. E perché? Sono proprio così cadenti? No, è che il video invecchia sempre un pochettino. Sì. E allora operiamo. Permesso? Buonasera, comandante. E la... Come sta? Molto lieto. Che fa? Si presenta? È notissimo. Mi chiedo scusa, sarà disturbo. Prego. Però dovremmo parlare dell'intervista che faremo tra breve. La Pasqua, l'oggetto della Pasqua e soprattutto le sue previsioni come comandante dei vigili sul traffico veicolare. È un problema grosso. Sì, però io vorrei parlarle anche della maratonina del vigile che si sta tenendo in questo momento sui lungotevere. Va bene, però molto rapidamente. Sì, io vorrei parlarle anche della festa del vigile che si terrà questa sera dove interverrà la stampa nazionale destra ed anche l'assessore al traffico che... Va bene, tutto va bene purché sia contenuto in un minuto e mezzo. Questo è il tempo a disposizione. Va bene, un minuto un po' poco. Va bene, facciamo un minuto e mezzo. Grazie comunque di tutto, grazie, molto gentile. Comandante Tafuri? È la centrale operativa, dice che è urgentissimo. È urgentissimo, sì. Beh, però qui Tafuri. Qui vigile Urbano Tomasi, comandante. Ma sì, avevo detto che non volevo essere disturbato da nessuno. Lo so, lei ha pienamente ragione, ma qui si tratta di allarme rosso, come si dice. È un caso veramente eccezionale, esplosivo, comandante. Cosa c'è stato? Un attentato terroristico? Arabi, palestinesi? Napoletani. Sì, un certo Gennarino Esposito. Mi dicono che fabbrichi in casa esplosivo. Trick e track, castagnole. Ma per la miseria io... Sì, certo, lo fanno per la miseria, capisco. Uno deve vivere di espedienti, però diventa pericoloso per i cittadini. Quindi io interverrei. Io penso vorrei permesso da lei, onde potermi mascherare, per motivi ovviamente d'ufficio... Per smascherare, mascherato... Questo è bello, comandante, no? Si rilassi un attimo. Ha capito il calambur? Onde mascherarmi io, no? Per smascherare, mascherato... Tomasi, io fra pochi istanti devo apparire in video di fronte a milioni di italiani qui al TG. E lei mi viene a parlare di queste carnevalate. Ma si travesta lei da clown, da indiano, da quello che vuole, ma non mi scocci più, è chiaro? Oh! Basta che stanno davanti alla telecamera, non capiscono più niente nessuno. Ti tenga questo affare! No, comandante! E lei mica mi può sudare così, sa? Lo sai che succede? Adesso si squaglia tutto il cerone e poi che facciamo? Ricominciamo tutto da capo? E non è mica possibile, sa? Non è possibile! Scusi. Bravo! Forza, ragazzi! Bravo! Continua con il Forza, Martini! Ecco. Tieni, bevi. Vigni ancora. Grazie. Arrivo. Arrivo, Milena. Milena, che punto sto, graduatoria? Presumo tra i primi. 35esimo. Preciso, soltanto iscritti sono nella prima fascia. Qual è l'importante è partecipare? Allora no? Partecipa, dai, corri. Senti, a proposito di partecipare, questa sera c'è il ballo a Villa Medici, verrai? Non lo so, Piero, corri adesso, se no arrivi ultimo, dai. Vorrei sapere la risposta se non me ne vado, verrai o no? Credo di sì. Sì. Qui posto di ristoro. È tuo padre dalla centrale. Parla di allarme rosso. Papà, che c'è? Fatti sostituire, raggiungimi subito.
Come raggiungimi? Che è successo, papà? Niente, un'operazione della massima importanza. E dove ti raggiungo? Al comando? No, appuntamento è fra 30 minuti esatti dall'idraulico. Idraulico? Che idraulico? Dall'idraulico Giovanni, quello di sotto casa. Passo e chiudo. Passo e chiudo. Tieni, va, per favore. Io vado dall'idraulico. Riammoderni casa. Che ti sposi con Piero? Pure te, te ci metti adesso? Ah, ciao. Ciao. Ecco qua. Gli attrezzi portali tu che sei il ragazzo di bottega, eh? Il casseggiato è questo. Milena, mi raccomando, adesso che andiamo, eh? Non... Sì. E tu mi raccomando non mi chiamare Milena, sennò va tutto a monte. Ah, già. E tu non dire papà. Devi dire papà. Ah. Prova. Papà. Va, vabbè, andiamo. Capirai, questo non è un palazzo, è un casermone qua. E dove abiterà sto Esposito? E che ne so, me lo chiedi a me. Di qua è chiuso. Vediamo di qua, c'è un'altra scala. Senta, scusi. Senta, scusi, l'informazione. Senda? Senta, scusi. Mi scusi, non sentiva. Volevo sapere dove abita Gennarino Esposito, il napoletano. Giù. 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 Su. Su. Giù. Giù. Giù sta a voi, aspettavo. A noi? Sì. E io ho telefonato... 10 volte? 10... Una volta. Ha fatto così dietro. E dietro a me la gente così per telefonare, ah, no? Ecco. Tu. Ah, ero occupato perché noi abbiamo molto lavoro, forse. Tutti. Ah. Tutti? Ha detto tutti. Ho capito, è un cruciverba, non è che uno capisce. Ma perché parla così? E sono affari nostri, che ce ne frega lei? Tu. Tutti? No, tu. Tubi. Tubi, ho detto tubi ora. Ho capito. Tubi? No, tutti i tubi scassati. Tutti i tubi, ma è importante che noi stiamo a sentire questo signore o più importante che cerchiamo Gennaro Esposito? No, cerchiamo Gennaro Esposito, ma io voglio capire anche dove va a finire, se no vado al manicomio. Perché? Beh, sono affari miei, tu vai a cercare Gennaro. E allora rimani a sentire, io vado a cercare. Vai. Vado? Sì. Allora, puoi andare. Com'è la situazione? Non ho capito. Tutti i tubi... Tutti i tubi rotti. E io che posso fare? L'Oscar. L'Oscar. L'Oscar? A me? Come idraulico? Beh, che c'è? Io ancora lavoro molto. No, non si arrabbia per cortesia, perché io non ce non capisco. Ma no, io non mi arrabbio, sono allegro. L'Oscar da bagno. Ah, si è rotto? No. E allora che è lo scarico dello scarico da bagno si è rotto? No, no, manco quello. Ma allora che cos'è che si è rotto? Scusa. Stia calmo, non si arrabbia con me, stia calmo. Io sono calmissimo, però voglio capire. Allora parliamo con calma. No, con calma. E la Allah. Ah, è l'ora della preghiera, forse. Allah. Maometteno, lei, c'è una sinagoga. No, sono di Palermo. E allora che sto Allah? L'allagamento. Ah. L'allagamento che arriva fin sì. qua. Cioè io non ci posso fare niente. Io ho questo lavoro urgente da sbrigare col napoletano. Perché può scoppiare il tubo anche a quello. Poi vengo da voi, va bene? Sì. Ma dove abita Gennaro? Là. L'aspetto qua. Mi fa venire l'asma. Come l'aspetto qua? Io voglio sapere dove abita lui. Ma scusa, se mi metto a fare così, uno perde il cervello, no? Gennarino abita nello scaldabagno. Nello scarico dello scaldabagno. Nello scaldabagno. Ah, E qua Gennaro Esposito, ho trovato. Vieni. Sì. No, non ce la faccio. Nello scantinato! È che parlo cinese. Oh, vacca boia. Chi è? Siamo del comune, ci hanno segnalato
guasto dell'acqua nel palazzo, dobbiamo controllare le tubazioni. Chi è? Papà, ci sta un idraulico che la faccia e vigila. Datevi da fare, datevi da fare. Aprite la porta, aprite la porta. Buongiorno. 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 Sposi Don Gennaro? Sì, sono io. Noi siamo del comune, siamo idraulici, siamo venuti perché ci hanno detto che c'è una perdita nella tubazione del palazzo, allora abbiamo scelto l'appartamento qui. E perché proprio a me? Sei stato sorteggiato. E che è una lotteria? No, che lotteria? Noi veniamo dal comune perché c'è la quarta circoscrizione che fa tutto un impianto idrico, ma salutate che è la metropolitana e va sotto al comune. Allora, Mileno? Sì, papà. Sì, papà. Vostro figlio? Sì. Sì. Sì, sì, sì. Ma che è? Perché questo sì, sì, no? No, perché c'era un momento dello sviluppo, allora... Ah, ho già sviluppato. No, oggi che ci significa? Questo è il periodo dello sviluppo e cambia voce. Ah, ho capito. Vai a controllare le tubazioni. Vado a vedere. A vedere, sì. Vado. Cerca di... i figli, sa, se non li aiutiamo noi a lavorare con noi... tu ne hai due, no? Sì, sì, questo è il primo. Questo qua somiglia a me. Vedi quanto è bello, bel ragazzo, alto, bello, robusto. Uguale. Questo invece è tale qua la mia moglie. Ah, perché tua moglie è bionda con i capelli ricci? No, mia moglie c'ha i capelli neri, lunghi. C'ha gli occhi chiari azzurri? No, c'ha gli occhi neri, scuri. Sì. Allora, com'è che somiglia a tua moglie? Perché quando è nato lui io non c'ero. Sì. Sì, stavo fuori. Dove eri? Ero a cosa? A Poggio... Poggio Mirteto, vicino Roma? No, era a Poggio Reale, Ah, allora eri dentro, non eri fuori? Sì, vabbè, ma è stato un errore giudiziario. Errore giudiziario. Quanti anni? Due anni. Due? Due anni, quindi quando lui è nato io non c'ero, quindi... povera mamma. Perché è morta tua moglie? No, è viva. Hai detto povera mamma? No, dicevo povera donna perché se n'è andata, è andata a vivere con un altro. Ah, biondo, riccio con gli occhi chiari azzurri. E come fate a sapere? A noi ci sceglie il comune, quindi abbiamo intuito, capito? Ah, ne capite di queste cose? Datemi una mano, che è caduto. Ma come funziona questa cosa, non ci capito? Tu non fai il sarto, non è sartoria questa? Sì, faccio il sarto. E com'è che non sai come funziona? Beh, comunque non va niente. Adesso io volevo sapere una cosa, Gennarino. Sì. Siccome vedo che hai due figli, io ce n'ho uno, e allora uno bisogna che li mantiene i figli, costano, questi mangiano, vero? Specialmente quello. Allora pensavo che tu facevi un lavoro nero per arrotondare. No, quello è un lavoro nero. Non capita che fa, non lo so, una cosa che capita, trick e track, sparatorie, cose per i fuochi d'artificio. Io trick e track? No. Ma per l'amor di Dio, che lo faccio trick e track a voi? I fuochi d'artificio? No, sono pericolosi, non esiste proprio. Ma quando mai? Ma che scherziamo? Io dovessero sciacare un occhio. Ma fanno a comando questo, ogni volta che subito... sono educati, devono rispondere quando devono rispondere. A proposito dell'occhio, che è successo all'occhio? Quale occhio? Il tappeto. Il tappeto? E dove stanno i tappeti? Non ce ne sono tappeti, non li vedo. Ma quale tappeto? L'occhio tappeto, che è successo? Ah, l'occhio tappato! L'occhio tappato, è incidente sul lavoro. Ah. Sì. È scoppiato qualche cosa? No, lago. Lago? Stai facendo un fuoco d'artificio sul lago? No, quale è il fuoco d'artificio? Testa di piazza. No, lago, L, apostrofago. Ah, lago. Sì, stavo cucendo un pezzo di stoffa doppio, sa? Sì. Quella, sentite, quella sì. Allora, sapete, lago faceva un poco di resistenza. E allora? Allora io tirando, e pam! No, che tatta! Così, lago, mica si piglia così. Così, è scappata là, pam! E mi è andata a finire dentro l'occhio, capito? Naturalmente che è successo? Il sangue, cose così. Io poi, avendo lago nell'occhio, ho cercato di tirare lago e se ne è venuto l'occhio appresso. Vi ricordate il fatto dell'occhio? Lui a me, per terra. E poi io lo passavano a lui. Ah, se lo passavano... Sì. Ma che è un pallone che ve lo passavate? Ma per un jukebox, ogni volta che dai comando subito... quelle sono educate, parlano. Sì, ho capito. Quello l'occhio per terra, loro lo pigliavano e cercavano, ma non l'hanno potuto mettere. Non ho trovato niente. Trovato niente. Hai guardato bene sotto? Sotto. Guarda anche dentro l'armadio, che delle volte se la tubazione sfugge, si nasconde sotto, si infiltra e sotto il vestito, niente, vai. I figli sono buoni e cari, è un bravo ragazzo, però delle volte mi fa venire i nervi e la meno. E la meno, ma che femmina la meno? Ma poi perché lo volete menare, scusate? Che ha fatto di male? È così, una cosa di niente lo volete menare, che diavolo? Ma chi vuol menare? Sto dicendo la meno, la tua meno, che è successo? Quale mano? Questa. Ma che vi interessa di voi sapere la mano? Sapere. Prima l'occhio, poi la mano. Ma che volete sapere? Ma che siete fatti il medico? Ho visto che c'ho tempo, allora. Non mi ricordo, tante disgrazie. Ah, la guerra.
Ah. Vi ricordate la guerra? Sì, la guerra, eh? Ah, pure la guerra. Ma questi c'erano anche durante la guerra? No, ma io ci racconto sempre tutte le sere, eh? Sì, la sera prima di dormire. Sempre, ogni volta la storia della guerra. Ah. Anziché raccontare le favole, racconto tutti questi episodi. Allora, la guerra... La guerra, durante le quattro giornate, sai, c'erano i tedeschi, noi buttavamo le pietre. Ma mi stai sentendo? Mi stai sentendo? No? C'erano i tedeschi, poi io buttavo le pietre... Un maresciallo Deutsch, un maresciallo tedesco, ha pigliato una bomba a mano e me l'ha buttata. Allora io ho pigliato questa bomba a mano, eroicamente, cioè, ce l'ho buttata un'altra volta così. Allora lui ha pigliato, perché ci siamo bomba a mano, perché si fa con la mano, ha pigliato e me l'ha buttata a me, io ce l'ho buttata a lui, poi me l'ha buttata, non ho fatto in tempo a buttare un'altra volta, è scoppiata la mano, è saltato tutto per aria. E com'è che vi facevate questo passamano con la bomba con la destra e scoppiato la sinistra? Già, che si pure vede, ma c'è il motivo, c'è sempre un motivo, perché io allora... Allora ero mancino. Ah. Vi ricordate quando papà era mancino, eh? Sì, facevi tutto con la sinistra. Oh, si ricordano tutti, tutto, di guerra, ce le racconto tutte le sere. Gino, poi si è rotta la mano, così si è rotta. Quella è di legno, questa cosa, è fatta bene. Ho sentito. Molto fatta bene, come tutta. E poi sono passata con la... Dov'è il bagno? Con la mano... Ma che sta facendo quello là? Ma che fa il ragazzo là? Sono un fumarello, che sta facendo nell'armadio? Che stai... Oh, qua c'è un tubo. Oh, non c'è un tubo, non c'è niente. Non c'è un tubo, però ci può essere qualche passaggio. Comunque, bravo, guarda, meglio che... Perché l'acquedotto di Roma è diversa da quella di Napoli. Ah. Perché allora la sigla è sempre corretta. Sapo Correndo? Chi è che Sapo Correndo? No, S.P. la sigla di Roma, indica S.P. Correndo, no? Perché Roma, essendoci le belle arti di mezzo, mentre stai a fare uno scavo, quelle arrivano quelle, allora c'è la gira, quindi si può insinuare un tubo dappertutto e tu gira. Dov'è il bagno? Perché dovete fare un bisognino? No, voglio vedere, almeno lì i tubi ci sono, è un bagno a secco. Questo. No, è un bagno bagnato. E dov'è? Un momento, ecco qua, aspettate, non si può entrare, è occupato. Vabbè, io do solo un'occhiata. Ma è occupato, non si può entrare. Ma perché sei così agitato? No, perché è occupato. Fammi dare un'occhiata. Chi è vostro padre? Noi, un nonno. Ma che volete da me? Andate via, questa è la camera mia. E chiudete che fa vento. Un momento, calma, scusate. Fatemi leggere. Che carattere il vecchio. Ma che volete da me? Ve l'ho detto che stava nel bagno. Lì che c'è? Lì c'è la cucina, però non c'è niente, insomma, non c'è proprio niente. No, guardiamo perché... Ma no, non c'è niente, non ci sono... Come non c'è niente? Ci sarà il lavandino, no? Ma no, c'è un tubetto piccolo, non è... Lascia perdere, io do un'occhiata perché può essere la responsabilità, poi è mia. Ma non è il caso di... Non signore. Lei no? Arrivo. I ferri. Ah, i ferri. Ah, mo senti che succede? Se questi trovano la roba di là, siamo rovinati. Mamma mia. Che cercate? Questi sono generi alimentari, non c'è nessun guasto, ve l'ho detto. Non c'è proprio niente. E uno guarda dove c'è, può essere umidità. Ma non c'è niente, ma non signore, non ci sta proprio niente, ve l'ho detto. Perché vi mettete sempre del cammino? No, ma non ci sta proprio niente, Gesù, ma non c'è niente. Perché? È roba che usiamo e mangiamo, perché? Sto guardando. Non c'è niente di male. Che cos'è questo? Che cos'è? No, dico, che cos'è questo? Lo chiedo io, che cos'è? Allora, lo chiedete voi a me che cos'è? Devo rispondere io. Certo. È logico, che cos'è? È talmente chiaro, Gesù. Che cos'è? Caffè, no? Caffè. Non si sente nessun odore di caffè. Come non si sente l'odore di caffè? Ma come è possibile, scusa? Non si sente. Come mai non è? Come mai? Perché quello è caffè decaffeinato. Ah, è caffè decaffeinato. Ecco. Mileno? Caffè. È decaffeinato il caffè. Non sarà polvere nera? Non sarà polvere nera nel senso che scoppia? Ma quale scoppia? Ma che deve scoppiare? Ma come scoppia? Ma siete fissati che scoppia? Ma che tengo la polvere che scoppia? Dite la verità! No, la verità! Ma no, quale polvere, papà? No, ma quale polvere che scoppia? Mi dovesse saltare un occhio! Ma no, papà, solo no. Uno te ne ma rimane di occhio! Papà?
Senta, non ho capito, voi siete idraulico o non siete? Sì. Siete idraulico voi? Sì, sono idraulico. Siete idraulici? Sì. Non lo so se siete. No, lo sono. Certo. Siete proprio idraulico? Perché vi importa voi se ho un caffè? Un caffè, che vi importa? Interessa, perché se siamo idraulici dobbiamo annusare dove c'è umidità, perché dovunque c'è l'insidia, che si può un tubo, una cosa, e scoppia. Ma quale scoppia? Qua non scoppia niente, il caffè scoppia. Noi abbiamo la nostra responsabilità come idraulici. Ma guarda, è vero, Mileno? Potrebbe essere materiale igrostatico. Perché stavolta non ho afferrato, che hai detto. Potrebbe essere materiale igrostatico. Ah, può essere igrostatico. Igrostatico sarebbe una cosa che è statica. Non lo sai, vero? No, che sarebbe materiale igrostatico. Che significa igrostatico? Papà, è materiale che assorbe l'acqua. Appunto, materiale che assorbe l'acqua, quindi assorbendo l'acqua vuol dire che c'è umidità vicino. Ma non c'è nessuna umidità. Umidità, tubo. Capito? Ma che? Quando mai? Ma scusa, ma il caffè ha mai scoppiato? Qualche volta? Scoppia, la macchinetta, qualche volta raramente, vuoi che non scoppia niente? Un'altra volta, ma come? Ma che succede? Questo è zolfo. No, che è zolfo? Questo è giallo, zolfo. E perché? Lo zolfo com'è? Lo zolfo è più chiaro, questa cosa no, è... No, è zolfo. No, che zolfo? Questo è giallo, non è zolfo. E che? Questo è polvere di cose, di tante polveri, mi dimentico, ma è chiaro. Questo è polvere di cose... Come si chiama? La pannocchia. Di mais. Ecco, polenta. La polenta. Per fare la polenta. Noi mangiamo sempre polenta. È vero che mangiamo sempre polenta. Siamo polenta, noi siamo povera gente. Ma siamo per mettere la prima fa. Basta, io non ce la faccio più a sentire ogni volta questa eco. Sempre, raccomando. Andate a cucire, ragazzi. Andate a cucire. La polenta. Che non la conosco la polenta. Di polenta. La polenta di zolfo, famosa. Nel Veneto dice, cosa si mangia oggi? Oggi mangiamo lo zolfo con gli usei. Ma quando mai? Ma come che lo zolfo? Dai, e non scoppia. Ma quando mai? Scoppia la polpa? Che scoppia? Non scoppia. Va bene. E polenta. Senti come... Senti. Ecco la perdita. Vedi? La perdita. È umido. Ma quando mai è umido? Poi è asciutto. E per forza tocco la mano di legno. Che cosa... Attenzione, piano. Adesso facciamo una bella cosa. Il pappagallo già ce l'ho. Sì, il pappagallo. Tu prendi la cosa che sai, la stoppaccione e il... Il saldatore. Oh. Adesso? Accendo il saldatore. No, che dovete accendere? Ma che siete pazzi? Tutto il palazzo sta chiaminando, tutti quanti per l'esplosivo che... Caro Esposito, è qua che ti volevo. E che ti credi che io sono scemo? Che ci abbiamo scritto qua? Tu ti credi che io sono idraulico come la menta? Ma quando mai idraulico? Vigile urbano. Vigile urbano, Urbano Tommasi, questa è mia figlia. Oddio, siete due vigili. E adesso come ti metti? Mamma mia, ecco, non l'avete visto nell'altro sacco, non l'avete visto. Non scappare, Esposito, torna indietro, se no vai a peggiorare ancora di più la tua situazione. Milena, vieni di qua, vieni. Sì. Perché? Milena, vieni di qua, prendi. Questo sta male. Stai calmo. Papà, ma che c'avrà, il ballo di San Vito? Non mi capisco io di balli, Milena, in questo momento mi chiedi. Papà, che è successo? Papà, che ti è successo? Papà, la crisi. No, papà. Papà soffre di epilessia. No, papà, non morire. Ma papà, senza di lui, signor vigile, per favore, signor vigile. Papà, il signor vigile non mi denuncia. È vero, signor vigile, che non lo denunciate? Signor vigile, è vero che non lo denunciate, è vero. Ragazzi, state calmi, io sono un vigile urbano, io devo fare il mio dovere. Che posso fare? Milene, che dobbiamo fare? Beh, papà, volendo però, potresti fare qualche cosa. Sì. Papà, hai sentito? Ha detto il signor vigile. Ha detto che ti ha perdonato. Ti ha perdonato, papà! No, chi ha parlato? Grazie! Ti ha perdonato! Grazie! Baciate la mano, signor Vigile! Baciate la mano, amici! Baciate la mano, signor Vigile! Baciate la mano! Che devo fare? Io un verballo lo devo fare, capisci, Milena? Non è colpa mia. Io devo giustificare i miei superiori che sono venuto qua. Aveva detto che l'ho perdonato. Sì, non l'ho detto. Ho detto proprio così. Ma cioè, io lo stavo per dire, voi mi avete anticipato e non ho detto niente. Milena, io un verballo devo fare per forza, tu mi capisci? Vabbè, che vi devo dire? Se lo dovete fare, fatelo il verballo, fatelo. Che vi devo dire? Vuol dire che io... Vigile, per favore! Vado in galera, che devo fare? Va in galera? No, in galera non ce va, mica è una cosa così grave, No, io ci vado in galera, cara signorina, perché io sono recidivo. Vuol dire che queste povere creature moriranno di fame, che si qua moriranno di fame! Signor Vigile, ma lei vuole che io muoio di fame? Vuol fare proprio a me morire di fame?
No, proprio a te no, perché? E poi specialmente a me, io che sono il più piccolo. Ma allora lei mi vuole proprio vedere morto. Io non lo so, va a finire che io poi tu mi conosci a me, ci manca poco, sai, che... Mannaggia a me che... Facciamo, proviamo a far sparire l'esplosivo, può darsi che così riusciamo a aggiustare la situazione. Quando è bella, sta signorina, la signorina... Sì. Come si chiama lei, signorina? Milena. Mirella, senta, signorina no, Mirella. No, Milena. Scusate, Milena. Milena, ho capito, signorina. È una santa, per noi non siete una vigilessa, siete una santa. Beh. Facciate la mano alla vigilia. Sì, no, un'altra volta no, sto facendo la mano. Grazie. Quanto è bella. Signorina. Visto che sei una santa e ti bacio la mano, io adesso te lo faccio sparire l'esplosivo. Oshum. Che ho? Ah, Oshum. Beh, ammettiamo pure che facciamo come dici tu, Oshum. Usciamo, no? E dove andiamo? No, che usciamo. Oshum. Oshum, Umaron. Il fiume. Ah, Oshum. E voi ve ne andate, voi e la signorina qua, la santa, ve ne andate, io con i ragazzi, sì, è vero? Non preoccupate, mettiamo tutto a posto, dopo facciamo una bella mappatella e lo buttiamo. Sì, salutate. Salutate, signor Vinci, che se ne deve andare. Andate fuori, che salutate, ma dove andate? Ma che sono un bacione veramente, Esposito. Io me ne vado e lascio il colpo del reato qua. Ma no, ma che colpo del reato? Io devo stare a vigilare quello che accade, fatemi pensare per un attimo. Non mi interrompete sempre, ogni volta che parlo, porca miseria. Non fate arrabbiare. Il vigile sono io, state calmi. Sempre la... Dunque, vediamo un po', io mentre io sto qua di guardia alla Santa Barbara, sì, che da un momento all'altro può accadere qualcosa, tu fai una telefonata alla NU. Alla NU? NU. Ma come volete telefonare all'ONU per quattro tricchi track? All'ONU? Ma pare esagerato. Ma quale ONU? La NU. La NU. N-U. Nettezza urbana. Ah, NU, a NU. Io avevo capito l'ONU. Telefona lì e fa venire nel turbino il coso Tobia. Ah, sì. Che quello sicuramente non sta facendo niente. A quest'ora porta la carriola e vediamo che si può fare. Va bene. Puoi darmi una mano? Togliamo ste tute e restituiamola a quello che ce l'ha prestata, l'idraulico. Io me dammi la una mano. Io, va. Ti dà la mano. Sto io qua, ma che scherzo. No, ma stai buono, lascia perdere. Sto io proprio qua. Un momento. Madonna, un momento. Benedetta, stati fermo che mi spezzi i bracci. La vuoi finire? Sì, sta fermo. E mo che ne faccio questo? Che ne faccio? Ragazzi? Non vi fermate, circolate, che sta roba un po'... Piano. Qui, piano. Circolare. Piano. Andate a prendere l'altra roba. Andiamo. Tutu! Chi? Tutu! Ah, Tutu! Un'altra volta. Tutu! Tu sei l'idraulico. No, quello è mio fratello gemello. Siamo uguali, ma non sono io. Ah, Lost. Lost. Lo sto aspettando, sì. No, Lost. Lo stagnaro. Sì. Lo stagnaro. È andato giù in cantina, sta aggiustando un rubinetto. Circolare che qua è pericoloso, eh. Io vado su. No, che vai su? Mio fratello sta giù. Io vado su. Subito a casa. Oh. Ciao. C'ha un difetto di pronuncia? No, c'ha un difetto di alito. Arriva. Ecco, piano. Veniamo a dare una mano, che questo è pesante il sacco. Sì. Calma, Non sbattere. Piano. Ragazzi, ciao, Mi raccomando, andate a scuola, fate i bravi. Sì. Ciao, Vigi. Ciao. No, lascia stare. Faccio io, è meglio, è troppo pericoloso, è meglio non andare. Non vuoi una mano? No, lascia perdere. Tu guardami le spalle e seguimi. Non fare vicino a nessuno, seguimi, no. Ma non... Cioè, a distanza. Seguimi, ma non seguirmi, ecco, hai capito? Urbano, ferma! Che? Ma a fuoco! Fumo. Non toccare niente. Accidenti, scoppia tutto. Che facciamo? Lasciamo qua tutto e andiamo. Non posso mettere a pendare la vita di persone. Mi sacrifico io. E io che faccio? Mi raccomando a Milena, Sì. Ciao, addio. Ciao. E io che faccio? E che me ne frega, mi fai quello che vuoi. Stai attento.
Tommasi Milena. In memoria del tuo eroico padre, Tommasi Urbano, caduto nell'adempimento del proprio dovere. Ti prego, non fare così. Sono sempre i migliori che se ne vanno per primi. Ah! Urbano! Che c'è? Ma che strilla fare? Eh? Vieni con me. Dove? Vieni con me. Attenzione. Vieni con me. Attenzione che scoppia. Non c'è pericolo, vieni. Guarda. Non brucia più. Hai visto? Non brucia più. Cos'è questo? Non lo so, puzza di bruciato. Che è? Questa è segatura. Segatura bruciata. Segatura. Aspetta, Questo cos'è? Cos'è questo? Cos'è? Segatura? Segatura. Pure questa è segatura. Adesso ho capito, maledetto disgraziato di Gennaro. Ma questa volta me la paga, io lo mando in galera a lui e ai figli. Quello mi ha sostituito l'esplosivo nel cortile, hai capito? Sì. Invece dell'esplosivo che io portare fuori mi ha messo la segatura. Sì. Crede di avermi fregato, ma io gli faccio beccare l'ergastolo a tutte e tre. Alla Sinara li mando. Tu non capisci il lato buono delle cose. Seguimi. Dove c'è il bianco, c'è il nero. Dove c'è il giorno, dall'altra parte c'è la notte. E allora? Il bicchiere può essere mezzo pieno oppure mezzo vuoto. Uno può essere mezzo intelligente oppure mezzo deficiente. Deficiente. Ma che significa questo? Dunque, se questo Gennaro avesse voluto fare le cose che dici tu, che cosa ti sarebbe successo? A me? Che cosa? S. Ah, l'SOS. Avremmo chiamato i soccorsi, i pompieri, il genio civile. Ma che SOS? Esplodevi! E questo lo so anch'io, c'è bisogno che mi fai il quiz. Tu. E io a questo punto Dissenderia? Dalla paura ti veniva la dissenderia. Ero disperato perché perdevo il carretto e perdevo l'amico. Ma che me ne frega a me di tutte queste domande? In ognuno dei due casi questo è un delinquente, va punito perché ha rischiato di farmi venire un infezione intestinale. No, infarto. E allora va in galera, io adesso vado lì, ci spezzo l'altra gamba e ci spezzo anche l'altro occhio. Hai ragione Urbana. Io sono un fedettone, un Giuda. Che sono io? Ditele che sono! Un fedentone e un Giuda! Perché non mi ascolto un paio di minuti? Ma io ti ascolto anche 3 minuti, ma non concludiamo niente, il problema sì, è sempre quello, Voglio dire, sai che ti dico? Ascoltami. Castellammare. Castellammare. E che? No, dico Castellammare di Stabia. Allora? La ditta Gennaro Esposito, fuochi d'artificio, capite? Io ero conosciuto in tutto il golfo. Non c'era una festa pubblica, privata o religiosa che io non venivo invitato. Io ero il re dei fuochi, hai capito? E ti ricordano? E ogni festa creava delle opere d'arte. Che creava, papà? Dite, che creava? Stelle che partivano verso il cielo colorato. Rose splendenti che si aprivano nel buio della notte. Hai capito? Queste rose, queste cose cascate che... Proprio. E l'artista, mi chiamavano il Michelangelo dei fuochi. Il Michelangelo... E dopo che è successo? Poi è venuta la crisi, hai capito? La crisi. La gente non ha voluto più comprare niente. La fabbrica si è chiusa. E io me ne sono dovuto andare via da Castellammare. Ma parliamo di denaro, va. E parlo di denaro, che vuoi? Senti, tu non è che puoi... No, non cominciamo, ma quale che... Io non c'ho una lira, ho già preso 4 stipendi d'anticipo, figurati. No, dico, tu non è che non sai quanto mi costa questa roba? Mm. No, non lo so. È roba fetente. 5.000 lire. Che 5.000 lire? 50, 500. Che 50, 500? 5 milioni! Questa porcheria 5 milioni. 5 milioni costa, che ti credi? Quello ormai, questa è roba che si vende di contrabbando, hai capito? E quelli si fanno pagare. E allora ho pensato una cosa. Stati fermo con questa mano che mi dà fastidio, di legno. No, ho pensato una cosa, che devo firmare le cambiali, capito? Devo firmare le cambiali, mannaggia! Madonna, come mi fa male sta mano, madonna. Ma non è di legno? Sì, è di legno. E perché ti fa male? Mi fa male perché sarà qualche tarlo, sai, qualche tarlo. Quello corrode nel legname. E allora viene su, hai capito? Ah. Che dici, metto un po' di DDT o ci metto qualche cosa? A me frega, a me metti quello che vuoi, il DDT, il legno, la crisi, le cambiali. E quella gente che non scherza, io se non pago, quelle mi pugnalano a me, i figli miei. Che fanno, dite? No, tutti pugnali, io Hai capito, vengono pugnalati questi bambini, figli miei. Piangete davanti al vincere, piangete. Ma perché li fai piangere a comando? Non istigare tu adesso. Silenzio! Cerchiamo di risolvere la cosa. Aiuto, Urbano. E io ti giuro che mi rimetto a fare il mio mestiere in sardo. Vediamo, pensiamoci 2 minuti e qualcosa uscirà. Oh, Madonna benedetta dell'ingoronetto. Ho fatto tardi per stare appresso a te. Io devo telefonare a comando. Ah, mi vuoi denunciare? Ma quale denunciare? Devo far presente dove mi trovo, che cosa succede.
Aiutami, ma tu dimmi la mia miseria, questo prego, per stare appresso a lui, fuochi d'artificio, castello a mare. Aiutami, sì, aiutami, urbà, sì. Sto parlando, silenzio. Silenzio. Centrale operativa dei vigili urbani, desidera? Qui è il vigile urbano, Urbano Tommasi, che parla. Spegni la televisione, ma come sta parlando ti mette a sentire il telegiornale, spegni. La televisione? Ma che dice? Ma quale cosa vuoi? Oh. E sto parlando, silenzio. Ah, non è la televisione. Fai una voce proprio da speaker, sai, cosa sta pazzo. No, volevo sapere se c'è una novità per me. Marcozzi, c'è Urbano Tommasi al telefono. Sì? Dimmi un po', Marcozzi, c'è qualcuno che mi ha cercato lì? Il comandante Tafuri è incacchiatissimo. Dice che ancora non si è andato a fare le prove con la banda per la festa di Villa Medici. Mannaggia la miseria, le prove con la banda, la festa di Villa... Mannaggia. Vabbè, vabbè, facciamo una bella cosa. Voi mandate lì gli orchestrali, i musicisti. Io cercherò di essere lì tra tre quarti d'ora, un'ora, va bene? Va bene. Arrivederci per se chiudo. Oh, mi ero dimenticato che hai fatto la festa. Quale festa? C'era... Quale festa? C'era la festa di cosa? San Gennaro. E c'era la banda... Ah, la cosa, l'ho capito. C'era la festa di San Gennaro. Quanta gente per la via. Ma che siamo impazziti? Io sto cercando di risolvere il tuo problema e ci mettiamo a fare la canzonetta. Tu hai nominato la festa di... Ah, no, oggi è la festa dei vigili urbani. Ah, io devo dirigere la banda. Ho capito. Fammi pensare un attimo, no? Ci mettiamo a fare i cretini. No, siccome tu hai fatto... Questa è l'unica, sì, sì. Perché alla fine Tafuri fa tanto... Non posso essere disturbato. Sono una brava persona, alla fine mi convinco. Dunque, possiamo fare che dico necessario che facciamo sta festa? Non ci sta con la testa. Non lo contraddite. Capito? Non lo contraddite. Sto pensando. A che? Sto pensando al tuo problema. Sì. Dunque, tu c'hai di tempo. 10 ore, 35 minuti e qualche secondo. Sì. Forse io risolvo il tuo problema. Veramente. Basta però che mi prometti che torni a fare i sarti. Promesso. Passata mano, brigadiere! Passata mano, brigadiere! Passata mano, brigadiere! Ma che fai con queste mani? Non stringere, mannaggia la miseria, mi dà fastidio! Piero, tu sarai sicuramente stanco dopo la maratona di oggi, no? Se vuoi torna a casa con papà, non c'è problema. Ma che stai scherzando? Io non sono stanco per niente, con te valerei fino a domani mattina. Tutta la notte? Bravo Urbano! Lo sa, Agnese? Questo smoking l'ho fatto 10 anni fa in occasione del matrimonio di mia sorella. Questa sera l'ho messo per lei. Questa sera mica si celebra un matrimonio. Cosa vuol dire? Matrimonio chiama matrimonio. Potrebbe essere sempre una cosa che, chissà, io sento qualcosa dentro di me. Lei non sente niente? Sì, mi sento un languorino allo stomaco, una fame. Andiamo al buffet a mangiare qualche cosa, dai. Si diverte, signor assessore? Molto, molto. Una gran bella festa. Grazie, molto gentile. Cosa ne pensa lei, signora? Splendido, tutto splendido. Ma doveva esserci una sorpresa, se non sbaglio. Di che cosa si tratta? Beh, se lo dico adesso, che sorpresa. Comunque, fra pochi minuti è mezzanotte e vedrete qualcosa che vi piacerà. One, two, yay! Con permesso? Faccia pure. Permette, signora? Volentieri. Scusate. Allora, è tutto a posto? A mezzanotte precisa. Allora, che devi fare a mezzanotte? Cenerentola va a dormire. Bella questa battuta. Piaciuta? E allora, a questo tavolo vi divertite? Avete ballato? Non ancora. Non avete ballato? Vigile Mazzei, attenti! Vigile Mazzei, posso avere l'onore di ballare con lei? Agli ordini, comandante. Balla.
Comandante? Uè, guagliù, venite a casa. Avanti, una a te. È una a te. Papà, ma ci fai fumare? Ma che a fumare? Cammina. Papà, a me chi se non mi piace, noi fumo la vana. Ma che a fare? Cammina, appicciate il fuoco, su, facci da presto. Fate presto. Ah, quanto è bello, guarda che la gente sta ballando, si stanno divertendo tutti quanti. Su, da qua, da questa parte, venite qua. Ma è ma favore chi sim noi, Che dobbiamo fare un piede di grotta. Piedi grotta dobbiamo fare! Avanti, su! Appiccia, va presto! Via! Scappa! Che casco! Coppite con! Tutti con me! Ehi là! Seguitemi! Allora, assessore, le è piaciuto? Bellissimo, complimenti con lui. Congratulazioni. Ehi, la meraviglioso. Bum. È proprio vero. Guardate come sono bello. Come scoppiano. Sono fiero di voi. Adesso dobbiamo accendere la scritta. Aspetta. Vai, papà. Scappiamo, via. E questo che cos'è? Guarda, Piero, guarda, non tocca. Mi dobbiamo di papà, eh? Comandante, contento, ha visto pure la scritta in onore del corpo. E abbiamo risolto un caso umano, oltretutto. Questa volta i 5 milioni sono ben spesi. E poi diciamo la verità. Urbano, come dirige lei l'orchestra? È Gisto? La posso chiamare Gisto? Come dirige lei i Vigili Urbani di Roma è unico. Grazie. Guardi. Che bello. Arrivederci, Urbano. Beh, mi fa piacere che è riuscito una bella festa. Bella, eh? Riuscita bene, vero o no? Sì. Uè, date un bacetto a zio Urbano. No, lascia stare. Sì, sì, no, hanno baciato, come no, baciate. Avanti. Grazie, zio Urbano. Zio. Grazie, assai. Aspettatemi in macchina, sì. Ciao. Sedetevi in macchina. Ciao. Mi hanno chiamato zio Urbano. Beh, vanno bene i bambini, sai. Oh, mi raccomando adesso a mandare la promessa, eh? Che cosa? La promessa che mi hai promesso. Ah, la sartoria. E non ti preoccupare, domani si inaugura la rinomata sartoria Gennaro Esposito F. E che F? F. Che significa? E figli. Ah. No, perché voglio venire a trovarti. Ah, mi vuoi venire a controllare, eh? No, mi voglio fare un bel vestito. Sì, come no? Faccio un bel vestito a te e quella bella creatura di tua figlia, Mirella. Altra volta con sta Mirella, si chiama Milena. Ah, Mirella si chiama, vabbè, non ti preoccupare. Gennari, dimmi un po' una cosa, se no io vado al manicomio. Spiegami, tutte quelle disgrazie che mi hai detto sono vere? Come no? La mano, l'occhio... Come no? Qua è stato a Posillipo. E qua è stato lo scoppio di un trick track. Ah. E qua è stato a San Nicola a Bari, alla festa di San Nicola, un petardo che è scoppiato in mano e... Mi dispiace. L'attacco epilettico. Beh, lì si è visto che... No, là ti ho fregato. Ah, sì? Mannaggia la miseria, invece lì io c'ero cascata. Sei cascata. Vabbè, va. Ti vengo a trovare al negozio, dicevo, perché il mio sogno è quello di avere una giacca di cashmere. Ma non ti preoccupare, io ti faccio pagare solo le spese, niente altro. Grazie tante, eh. Senti, prima che te ne vai, un'altra curiosità. Sì. Ma non è che te la chiedo da vigile, da amico. Ma come che me lo fai a guidare senza mano, senza occhio? Ah, beh, mi arrangio, sai.
Naturalmente che guidando un poco si tozza a casa, un poco si tozza di là, un poco si urta di qua, un poco si urta di là. Poi tengo sempre un amico che mi dà una mano, un altro amico come te, insomma che mi chiude un occhio. Insomma ci arrangiamo, arriviamo dove dobbiamo arrivare. Piano piano ma ci arriviamo. Grazie a San Urba, grazie. Ciao. Grazie. Sei simpatico. Sei stato un fratello. Un fratello non avrebbe fatto quello che hai fatto tu. Ciao fratello. Grazie, grazie a te, grazie. In bocca grazie. Al lupo, Ciao Valio. Salutate a Ciurbano. Grazie. Salutate a Ciurbano. Ciao. Salutate a Ciurbano. La batteria è un po' che scarica, capito? Che la macchina è vecchia, quindi bisogna... Vai, però vai. Fa il suo dovere. Il suo dovere. Piano piano, vai piano dietro. Piano. Attenzione, attenzione. Oh, guarda. Ciurbano. Sì? Vieni, vieni. Un regalino per te. Porca miseria!